Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi voglio mostrare i prodotti finiti del periodo, sempre come si può vedere dallo sfondo a casa dei miei. So che vi dovevo far vedere quello che mi sono portata a casa dei miei per quanto riguarda la routine viso, corpo e capelli. Sono riuscita a farvi solamente il video per quanto riguarda prodotti capelli, gli altri ancora non sono riuscita a girarli, abbiate pazienza, ma qua ho pochi momenti liberi perché c'è sempre qualcuno. In più lo studio, siamo alla fine dell'anno e quindi sono un po' più impegnata. Volevo parlare dei prodotti finiti, non sono tantissimi, ma volevo togliermi di mezzo queste boccettine varie. Allora, parto da un prodotto che aveva acquistato mia mamma ed è il detergente intimo Ecos con estratto di camomilla. Questo qua l'abbiamo utilizzato tutti in casa, io però l'ho utilizzato 3-4 volte, dopodiché ho smesso. Avevo avuto già dei piccoli problemi con un altro detergente, sempre di Ecos, ma mi sembra al timo, alla malva, non ricordo, che poi alla fine avevo utilizzato come shampoo ed era uno shampoo fantastico. Questo qua, come l'altro, mi ha dato dei problemini, dei bruciori, mi dava fastidio, ecco, quindi io l'ho utilizzato 3-4 volte, poi non l'ho più utilizzato, in casa mia l'hanno usato, finito, e a quanto pare è piaciuto, a me però no. Altro prodotto che abbiamo finito tutti insieme in casa, ma che avevo portato io, è come al solito dei prodotti che vi mostro, giù nell'info box trovate il link della review che ho fatto sul mio blog, se volete vedere inci, prezzo, dove trovarli, eccetera. Comunque, dicevo, questo qua l'avevo acquistato io ed è il bagno corpo alla calendula di pH Bio, è certificato IAB, ha un buonissimo inci. Allora, mi è piaciuto molto, lava molto bene la pelle, fa molta schiuma, io utilizzo sempre una spugna di quelle tipo resina, fa molta schiuma. La profumazione è gradevole, non secca la pelle, non la tira, non irrita, mi è piaciuto molto, tra l'altro costa pochissimo ed è un boccione da 500 ml, quindi un ottimo prodotto. I prodotti pH Bio si possono trovare non solo alla Lidl ma anche nei supermercati Ecom, nei DM, anche se nel DM da me non c'è e da qualche altra parte che adesso mi sfugge, comunque. A me piace, è piaciuto questo prodotto. Adesso ne stiamo utilizzando uno all'Achillea, mi sembra, e anche quella è molto buona, una profumazione molto fresca, adatta all'estate, al periodo più caldo. Poi ho terminato questo detergente per il viso di Biolaven, mi è piaciuto molto. Sono 150 ml, ma è durato un bel po' di tempo perché basta pochissimo prodotto. La profumazione non mi è piaciuta perché è molto dolce, sa tipo di fragolina, ma quelle fragole per i bambini piccoli, quindi un po' stuccava e non mi è piaciuta. Comunque fa una bella schiuma, lava bene il viso, non tira la pelle, non la secca, non brucia gli occhi, rimuove anche gli ultimi residui di trucco, se ci dovessero essere, è un buon prodotto, mi è piaciuto abbastanza. Poi abbiamo terminato tutti insieme, ma lo avevo portato io da casa, il dentifricio dell'Angelica Lime e Menta, buonissimo. Allora, mia sorella, che utilizza solo il Colgate da una vita, ha utilizzato anche questo, le è piaciuto e gliel'ho ripreso. Acquistato da Risparmio Casa a 1 euro perché era in offerta, ma se no a prezzo pieno costa 1,99. Ha una buonissima profumazione barra sapore. Non ci sento particolarmente il lime o la menta, ha un sapore buono, gradevole, fresco, ma non troppo fresco. Lascia l'alito fresco, la bocca pulita, è buono, non ha dato problemi di sensibilità ai denti, mi è piaciuto, appunto l'ho ricomprato, l'ho preso anche a un'altra profumazione che però adesso non ricordo. Ho terminato, questo l'ho utilizzato solo io, il bagno seta di Omia all'olio di argan, mi è piaciuto molto, l'ho utilizzato sia come bagnoschiuma sia come detergente intimo, mi è piaciuto in entrambi i casi, anche questo fa schiuma ma rimane delicato sulla pelle, lava bene, la profumazione non è niente di che ma comunque è delicata, penso di poter di acquistare, ecco, magari se lo trovo in offerta, la full size perché questa era una mini taglia da 100 ml. Ho terminato la mini taglia che mi era stata omaggiata dall'azienda al Cosmoprof di Elgon della linea Green Imagea, la maschera per capelli con estratto di quinoa delle Ande, questa è per il hair type 2, se così si dice, il tipo di capello 2, non mi ricordo le funzioni di questa maschera, comunque
Una buona profumazione che rimane sui capelli per qualche giorno, li rende molto morbidi, ne basta pochissimo, non va ad appesantire i capelli, districa molto bene i capelli e mi è piaciuto. Io adesso ho capelli lunghi che vorrei tagliare assolutamente, ma vabbè, farò più là, adesso ho altro. Comunque, i miei capelli sono così, soprattutto ora che sono lunghi, non hanno volume, sono piatti e comunque questa non l'andava ad appesantire, non li va a sporcare. Mi è piaciuta e è durata anche un bel po' perché ne basta poco. Non ho terminato del tutto perché ancora ce l'ho in bagno, deve finire. Lo shampoo di La Masuna, lo shampoo solido per capelli normali. Questa era un'edizione limitata al cioccolato che però in qualche sito si può ancora trovare. Questi prodotti si trovano su MacroLibrarsi e su altri siti, comunque nel post sul mio blog trovate tutto. Mi è piaciuto, è un ottimo prodotto. Io non amo gli shampoo solidi perché intanto sono scomodi e poi perché creano un po' quell'effetto paglia sempre e tendenzialmente li vanno un po' anche a seccare. Questo mi è piaciuto perché fa tantissima schiuma, quindi non importa star lì a strofinare il panetto in testa per ore, fa tanta schiuma, lava benissimo i capelli e non li va a seccare, non va a creare l'effetto paglia né durante il lavaggio né dopo. Quando si asciugano o si pettinano i capelli. E inoltre, questo è lo shampoo che ha battuto tutti i record, nel senso che è quello che mi fa durare i capelli più a lungo puliti. Ha battuto tutti i record, quindi fantastico, veramente ottimo. Costano un pochino, questi shampoo solidi, perché mi sembra questi qui della Masuna costano su 13 euro, 12 euro, una roba del genere, però durano tantissimo se non li lasciate all'umido della doccia, ma li togliete appunto dalla doccia, durano tanto e sono buoni. L'unica cosa, la profumazione al cioccolato non mi ha fatto impazzire, ma sui capelli non rimane. Poi ho terminato questi dischetti acquistati a Tigotà di Avilea. Li ho utilizzati per la gattina che aveva l'acne sul mento, quindi facevo gli impacchi con il sapone di Marsiglia acqua tiepida e con questi dischetti andavo a strofinare. E niente, sono buoni, non si sfaldano, costano poco, quindi. Ho terminato questi qua che sono i calzini peeling per i piedi di Balea, costano sui 3,50, una roba del genere. Mi sono piaciuti tanto. Avevo provato altri calzini di un'altra marca, ma non avevano funzionato. Questi invece hanno funzionato bene. Praticamente sono dei calzini con all'interno il siero, vanno applicati, vanno messi e lasciati in posa per, io l'ho tenuti 40 minuti più o meno, 45 minuti. Dopodiché si toglie il calzino e si lava i piedi. E dopo un paio di giorni i piedi iniziano a spellare come fanno i serpenti quando cambiano la muta. Non fa assolutamente male, fa un po' impressione, però mi ricorda quando da piccola mi mettevo la colla Vinavil sulle mani e andavo a spellare, ha fatto lo stesso effetto. Comunque io avevo pochi callettini, pochi duroni, però erano un po' bruttini da vedere, soprattutto adesso che si iniziano a mettere sandali o comunque scarpe aperte. E dopo che è finita la spellatura, diciamo, questi piccoli calletti sono spariti, quindi veramente ottimi, da non fare durante l'estate perché comunque poi rimane il piede che spella, è brutto a vedersi, però ecco, prima dell'estate e subito dopo, secondo me, sono da fare. Ho terminato poi anche lo scrub di Essence per le labbra, è lo step 1 Lip Ritual, l'ho utilizzato insieme a mia sorella, ci è piaciuto da morire a tutte e due. Sono andata a vedere di riacquistarlo sia per me che per lei, ma non l'ho trovato. Non so se voi lo sapete, fatemelo sapere se è un'edizione limitata oppure no, perché io non l'ho più trovato purtroppo. Comunque era uno scrub fantastico, rendeva le labbra morbidissime, toglieva bene le pellicine, ma non era aggressivo. Mi è piaciuto tantissimo, e anche a mia sorella che appunto voleva prenderlo, ma niente, non l'abbiamo trovato. Infine ho terminato due campioncini, una maschera peeling di Douglas della linea quella naturale, vegan e certificata Natru, che non mi ha detto assolutamente niente, e questo qua che è un campioncino che ho trovato nel calendario dell'avvento di Natale di Alverde ed è il bagnoschiuma arancia e vaniglia. Un buon bagnoschiuma, lava bene e non secca la pelle, ma la profumazione non mi è piaciuta, arancia e vaniglia secondo me non è buono, ecco. Comunque la profumazione è sempre una cosa molto molto soggettiva.
Ok, quindi questi erano i prodotti che ho finito. Fatemi sapere che cosa avete finito voi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!